bando bis contro la minaccia terroristica. Dopo la bocciatura del decreto antimigrati firmato da Trump, arriva dal 16 marzo la versione riveduta e corretta. Pur restando molto simile nell'impianto che conferma una discriminazione su base religiosa, questa volta il decreto esclude l'Iraq dalla lista dei paesi a maggioranza musulmana dove verranno sospesi i visti. Per l'impegno di Baghdad nella lotta all'ISIS, dicono dalla Casa Bianca. Confermati i restanti sei paesi, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Gli arrivi dei rifugiati siriani saranno congelati non più a tempo indeterminato, ma per 120 giorni, come tutti gli altri. Confermata la riduzione del numero di rifugiati da accogliere nel 2017, da 110.000 a 50.000. Non sarà colpito, invece, chi detiene già un visto, la carta verde, chi ha già ottenuto lo status di rifugiato e asilo politico. Via anche i passaggi che davano priorità alle minoranze religiose, ad esempio ai cristiani a scapito dei musulmani. Altro caposaldo della campagna elettorale di Trump era l'abolizione del piano di assistenza sanitaria di Obama. Dopo molti annunci, la proposta per il nuovo provvedimento è stata resa nota. 66 pagine che prevedono la sostituzione del sistema di sussidi dell'Obamacare con crediti fiscali rimborsabili legati all'età e al reddito, che mirano ad aiutare gli americani ad acquistare l'assicurazione quando il datore di lavoro non la concede. Viene comunque abolito l'obbligo di assicurarsi, mantenuti invece, almeno fino al 2020, gli aiuti ai cittadini con basso reddito. La proposta non fa ancora accenno ai costi e su di essa i repubblicani sembrano particolarmente divisi. L'approvazione, così com'è da parte del Congresso, pare tutt'altro che scontata.